Chi abbiamo? Ah, vabbè, dai. José João Altafini, il grande. Quante grappe beve prima di fare una telecronaca? 25. Libri scritti da Altafini, 1. 2. Bei libri scritti, 0. Molto bene, José Altafini. A proposito del libro, signore. Cioè, a proposito di questo libro, cioè questo qui, facciamolo vedere perché è incredibile, amici, è una specie di manuale del calcio, Giuseppe. Sì, questo qui, parlando seriamente, almeno un po'. Sì. Questo è un libro che, siccome ho cominciato sempre nelle telecronache, il manuale del calcio, pagina 2000, 3000, che è inesistente, molti mi chiedevano dove potevo trovarlo. Alla fine, poi, dopo tanto tempo, allora abbiamo scritto con Pierluigi Pardo, sempre di Sky, e abbiamo questo libro che è un po'... racconta tutte le aneddoti, le cose della vita che ho passato, Giuseppe, io. E poi ci sono anche delle cose. Giuseppe, io l'ho letto, no? Ti dico. No, tu non hai letto. No, l'ho letto perché mi è arrivato da Pardo, Paolo lo sa, tra l'altro con la dedica ti ringrazio. E devo dire che è uno dei libri più brutti che abbia mai letto. È vero? No, ti spiego perché. No, io mi sono anche citato. Allora, pagina 35 c'è scritto. La vado a cercare. No, vai a pagina. Il calcio senza gol è come l'amore senza un bacio. È vero? Ecco, a pagina 83 c'è scritto: se vuoi vincere una partita devi fare almeno un gol in più del tuo avversario. E a pagina 74 c'è scritto: se non piangi mai per una donna che non ti vuole, forse non saprai innamorarti davvero. Cioè, tu sei nuovo Federico Moccia, praticamente. Ma perché non fai le frasi per i baci perugini? Ma scusa un attimo, ma è vero che l'amore senza un bacio è come una partita? Ho capito, senza ma gol? Non puoi dire in un libro: se uno fa un gol più dell'avversario vince la partita, lo so anch'io. Chiaro. E se lo fai in meno perde. Se fai 0-0? Pareggio.